Ciao a tutti, benvenuti al mio canale, come state? Questo è il mio primissimo video dell'anno 2022, quindi colgo l'occasione per farvi di nuovo tantissimi auguri di buon anno e speriamo che quest'anno sia un anno migliore, sia un anno scoppiettante. Detto ciò, voglio condividere con voi, come sempre, i miei prodotti top novità scoperte che ho utilizzato durante l'ultimo periodo, vale a dire da ottobre fino a qualche giorno fa, sia di beauty, make-up e profumi. Però piccola premessa, piccola piccola piccola, giuro. Settimana prossima arriverà sicuramente il vlog di chiacchiere riguardo i profumi perché ho un po' di cose da dire. Farò sicuramente il video sui miei regali di Natale, la maggior parte sono profumi, vi faccio un piccolo spoiler e sicuramente quest'anno parlerò più spesso di profumi perché mi sono resa conto che negli anni passati, insomma, questo argomento non è stato trattato tantissimo nel mio canale. Sapete che ho aperto il mio canale per parlare di profumi, anche se poi, insomma, ho parlato di tutto un po', però quest'anno sarà diverso, promesso. Parto anzitutto dal beauty, prodotti corpo, così poi vi faccio vedere qualche profumino e inizio con due bagnoschiuma che sono piaciuti sia a me ma anche a mio marito, della Mantovani, pagati 99 centesimi da Caddis, ex Lilla Pois, perché molte maestrine si incazzano quando dico Lilla Pois, non si dice Lilla Pois, Gigi Hotopax, si dice Caddis, Caddis. Camma fa. Comunque, molto molto buoni, cremosi al punto giusto, fanno tanta schiuma, si risciacquano facilmente, in offerta costano pochissimo e non vanno a tirare la pelle. Questo è al talco e fiori che sa tanto di pulito, ma quello che mi è piaciuto di più in assoluto è latte di mandorla. Sapete che la mandorla è una delle mie note preferite, assieme alla vaniglia, assieme alla rosa, eccetera, eccetera, eccetera. Infatti, parlando di mandorla, ho utilizzato e finito, assieme a mio marito, questo di Erbolario. Tra l'altro è concentrato, ne basta poco, fa una bella schiuma, non va a seccare la pelle, un prodotto favoloso. E della stessa linea vi consiglio anche la crema. Ne manca poca poca poca, poi l'ho finita. Molto buona, idratante, nutriente, si stende facilmente, si assorbe subito, va messo poco prodotto perché altrimenti fascia bianca. Non ascoltate chi dice le creme corpo di Erbolario non sono nutrienti, non sono idratanti, ragazzi, sono ottime. Anzi, vi dirò, sono le migliori che io abbia mai provato, ma in generale, quindi consigliate, lascia anche un buon profumo molto delicato. E poi un'altra crema che ho utilizzato sulle gambe è della Nivea, questa è la Q10 fatta così in barattolino da 300 ml presa da DM, tra l'altro ne manca poca poca, buona, ottima la profumazione, consistenza leggera, si assorbe subito, chiaramente non è un prodotto che fa miracoli, ma abbinata a una dieta sana piuttosto che bere tanto attività fisica, una crema che comunque aiuta e lascia la pelle sicuramente molto più soda, molto più tonica, molto più morbida e anche molto levigata. Detto ciò, passiamo ai profumi. Io ho utilizzato e finito diversi profumi di cui vi ho già parlato, sia nei profumi autunno-inverno, ma anche profumi finiti. Non so in questo video quante volte ho detto profumi, ma lasciamo perdere. Vi voglio mostrare anzitutto l'unico profumo che non ho terminato, che è uno dei miei preferiti dell'ultimo periodo, che è lo Scandal di Jean Paul Gaultier da 30 ml Eau de Parfum, che io ho utilizzato tantissimo sia durante l'inverno, ma anche in autunno, ma soprattutto durante le feste di Natale. È dolce, avvolgente, caldo, ottima tenuta, lo consiglio anche alle ragazze più giovani perché insomma è molto giovanile, ha un buon sillage, questo mi piace, lo sapete. Sicuramente parlerò dei profumi Jean Paul Gaultier perché la maggior parte sono finiti, quindi ve li mostro e poi li posso buttare anche perché non sono quella che tiene boccette, boccettine finite ovunque sparse per casa, sulle mensoline. Non c'ho voglia, non c'ho tempo ed è una cosa che mi disgusta, sinceramente. Io quando seguivo i canali dove parlavano di profumi, spesso e volentieri vedevo delle ragazze che avevano delle boccette vuote proprio su delle mensole o addirittura sui mobiletti fatti apposta. Anche no, anche perché non sto mai a casa, quando sto a casa e pulisco è già tanto che comunque pulisco, che è una cosa che mi piace fare, ma se devo pulire anche le mensole e in più i profumi perché sopra c'è la polvere, è una cosa che sinceramente mi fa un po' schifo. Detto questo, un altro profumo che ho utilizzato e mi sta finendo è il Chocolate Greedy di Montale.
preso su Neos 1911. È il classico profumo gourmand che sa tanto di cacao, di cioccolato con all'interno una nota di arancia amara. Mi ricorda tantissimo il panettone al cioccolato con dentro l'arancia, la marmellata d'arancia. Ho fatto un video sui profumi Montale, vi linko tutto giù nell'info box. Tra l'altro ne avevo 1000, ad oggi ne avrò forse 5. Alcuni li ho regalati, altri li ho finiti, alcuni hanno una buona tenuta come questo, altri invece durano poco. Io devo sempre dire quello che penso. Questo qui devo dire che ha una buona tenuta, un buon sillage, l'ho utilizzato soprattutto durante le feste di Natale, l'ho utilizzato il 24, il 25, il 26, insomma è davvero molto buono. Non lo utilizzo sempre perché può risultare stucchevole e potrei anche annoiarmi, sinceramente. Non mi va poi di metterlo in un cassetto e non usarlo più, perché io sono fatta così. Quando mi stufo con un profumo va a finire che non lo uso più e poi alla fine lo regalo, anche no. Ultimo profumo, e questo è più primaverile che invernale, però c'è stato un periodo in cui avevo bisogno di leggerezza, spensieratezza, avevo un po' di pensieri, insomma, devo dire che questo profumo mi ha aiutata a pensare in modo positivo. Ora, per chi ama i profumi mi può capire, i profumi aiutano tantissimo, soprattutto quelli fioriti ma anche quelli agrumati, danno una sferzata di energia in più. Sto parlando comunque di Bottega Verde, Peperosa o de Toilette. Allora, questo profumo, preso anni e anni, anni fa, mi piace tantissimo perché sa di rosa, una rosa fresca, non per niente vecchia, e all'interno ha sia una nota dolce che a me piace, ma anche questo pepe che rende il profumo molto particolare. Purtroppo è un profumo che, ahimè, dura 2-3 ore, però poco importa, perché poi faccio il bagno nel profumo, lo riapplico appena ho tempo e voglia, insomma, lo utilizzo in questo modo. Poi è comodissimo da portare in borsa, mi piace davvero davvero tanto. Vi leggo le note. Allora, come note di testa abbiamo bergamotto, mandarino, peperosa; note di cuore coriandolo, lavanda e fiori d'arancio; e come fondo sandalo, cedro rosso e vaniglia. Veramente molto molto buono per tutti i giorni o anche per andare a fare una passeggiata. È un profumino niente male che mi piace tantissimo. E poi vi voglio segnalare un prodotto preso da Caddis, pagato pochissimo per la prima volta e sta piacendo tanto sia a me che a mio marito. È da un litro, della marca Eloderma, ed è questo sapone in crema multiuso. Questo è indicato per mani, viso e corpo. Io l'ho utilizzato soprattutto per le mani, come mio marito, ma lui l'ha utilizzato anche per il viso e si è trovato molto bene. Questo ha la profumazione di tè verde ad azione igienizzante, ce l'ho in bagno e mi piace tanto, sicuramente lo voglio ricomprare. Se non sbaglio ci sono altre forse due profumazioni, però questa secondo me è la migliore. Continuiamo con i prodotti per capelli. Non ho da farvi vedere chissà che cosa, perché ho utilizzato degli shampoo molto classici, sia bio ma anche da supermercato, nulla di che, delle maschere della Garnier solite Fructis. Però vi voglio segnalare questi due che io ho utilizzato per lo styling assieme, prima la spuma poi la crema. Allora, questa è la spuma di Intesa di Malizia, l'estratto di ortica e pantenolo. Buonissima, questa è la mini size che ho finito da 75 ml, quindi la posso buttare, ma ho la confezione più grande che ho preso da Acqua e Sapone un bel po' di tempo fa, e questa qui è da 300 ml, di solito la trovate in offerta, ma anche a prezzo pieno costa poco. Molto buona, non va a seccare le lunghezze, ha un buonissimo profumo, e subito dopo vado ad utilizzare lei, che è la crema modellante per capelli ricci ondulati, con cheratina e burro di karité, definisce e dona luminosità ai ricci. Questi due prodotti li ho utilizzati ieri, perché mi sono lavati i capelli, questo è il risultato finale il giorno dopo, e devo dire che questa combo mi piace tanto. Questo è il prodotto di Balea, non so se ve l'ho detto. Tra l'altro ha una consistenza leggera, con un'ottima profumazione molto delicata che rimane tantissimo sui capelli. Per quanto riguarda la cura del viso, non ho molto da farvi vedere, anche perché ho già fatto il video sulla mia skincare routine pelle luminosa. Tra l'altro alcuni prodotti li ho finiti, altri li sto finendo, e comunque sto utilizzando dei prodotti nuovi, ma aspetto a fare un video, magari lo farò più avanti. Però un prodotto che mi è piaciuto tantissimo e che mi sento di consigliare,
Sono questi patch maschera occhi antifatica, la vitamina C di Garnier. Buonissimi! Allora, sono dei patch che vanno applicati chiaramente sul viso pulito, asciutto e tutto quello che volete. Li mettete su, aspettate 15 minuti, devo dire che vanno ad attenuare sia le borse che le occhiaie. Un prodotto che sicuramente andrò a ricomprare, se l'avete provato fatemi savoir. Infine, parlando di viso, vi faccio vedere qualcosina di make-up, perché comunque mi sono truccata, nonostante negli ultimi mesi mi avete visto sempre così, quindi occhi molto naturali, un rossetto un po' più scuro, blush illuminante, eccetera eccetera eccetera. Ho utilizzato più che altro prodotti di Puro Bio, di cui vi ho già parlato nella prima e seconda parte che vi linko giù nell'info box, ma ho utilizzato anche altro, anzitutto un fissatore di make up della marca Natura che ho preso da T. Gotta, è lui. L'ho pagato una decina di euro, questo qui è un 100 ml, devo dire che eroga bene, fa durare tanto il fondotinta, a volte questo lo applico prima di applicare la base e devo dire che mi piace, non mi fa impazzire la profumazione, anzi direi per niente, perché mi sa quasi di aceto bianco, aceto balsamico, non lo so, però devo dire che è molto valido, questo ve lo consiglio e siccome ho finito quello di MAC sto utilizzando lui. Poi per il viso sto utilizzando uno per il giorno, uno per la sera, due fondotinta. In realtà sono dei prodotti due in uno perché fanno sia da fondotinta che da correttore e li consiglio per chi come me è spesso e volentieri in ritardo, per chi non ha voglia di utilizzare mille cose sul viso, sono veramente molto validi. Per la sera uso il Burn This Way di Too Faced che ho acquistato decenni fa da Sephora. E questo è nella tonalità light beige, si presenta così, molto elegante come pack devo dire, e ha un pennellone che non finisce più, ecco qui. Buono, io lo applico direttamente sul viso, sulle occhiaie, scusate un pelo, sulle occhiaie come base per gli ombretti, ha una buona tenuta, una buona coprenza devo dire, non è pesante però insomma va comunque ad attenuare, a coprire le imperfezioni, rende l'incarnato molto naturale e dura tutto il giorno e non si ossida a fine giornata, questo è favoloso. Mentre per tutti i giorni utilizzo lui, che è il Dark Treasure di Kiko, di una vecchia collezione, se non sbaglio estiva, si presenta così in stick e voilà, questo è il prodotto, un po' più chiaro rispetto al mio tono di pelle, però mi piace soprattutto come correttore perché va ad attenuare le occhiaie, ma anche per il viso perché rende l'incarnato luminoso ma allo stesso tempo uniforme e anche questo dura tanto. È un po' più pesantino rispetto a questo di Too Faced, però entrambi sono buoni. Poi, per gli occhi ho utilizzato due ombretti in crema. Il primo è di Yves Rocher, tra l'altro non so se lo fanno ancora perché l'ho preso anni e anni fa, ed è un bellissimo beige dorato, molto 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 luminoso. E ovviamente mi sono portata avanti con gli swatches. E l'altro invece è di MAC che si chiama Diesel Shadow Liquid e questo si chiama Love Yourself. Ne ho diversi di questi, nel caso vi farò un video così ne parliamo assieme, ed è un bellissimo rosa che in base alla luce cambia colore. Quindi lo faccio vedere meglio, ecco qua, così vedete è un rosa scuro, così è un rosa luminoso con dei glitterini tra l'altro molto belli, non sono per niente spessi e ha questi riflessi sull'argento, è un colore molto cangiante, mi piace tantissimo e questi due li ho utilizzati o da soli o come base per gli ombretti oppure sulla palpebra mobile per poi sfumare gli ombretti in polvere. Infine due mascara, dopodiché concludo il video perché oggi ho parlato abbastanza. Allora, per tutti i giorni, per un trucco molto naturale, ho utilizzato e sto utilizzando tuttora il Total Temptation di Maybelline, tonalità marrone. Ha uno scovolino fatto così, non mi piace tantissimo, però volumizza, lascia un effetto molto naturale, non fa agrumi qua sotto e lascia un bel marrone abbastanza naturale, devo dire, per tutti i giorni. Questo qui è favoloso, ogni tanto mi piace cambiare, di solito utilizzo il mascara nero, però a volte anche marrone oppure anche sul blu
Perché no? Mentre per tutti i giorni, la sera per uscire, uno dei miei mascara preferiti di Essence, che l'ho preso sul notino perché in giro non si trova, ce l'ho su anche oggi, è il Maximum Definition Volume Mascara con il pack arancio. Lo scovolino, tra l'altro, è molto sottile, molto simile al Bad Gal Bang, uno dei miei preferiti in assoluto. E questo può essere il sostituto versione più low cost. Vi faccio vedere meglio il risultato finale. Lasciate perdere il trucco, ce l'ho da stamattina. Ecco qui. Va a volumizzare, lascia un bel nero intenso, separa bene le ciglia, non forma agrumi, non va a seccare più di tanto le ciglia e si strucca facilmente con uno struccante bifasico. Ok ragazze, questo è tutto, io spero di esservi stata utile, spero di avervi tenuto compagnia, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere voi che cosa avete utilizzato durante l'ultimo periodo, io vi mando come sempre il mio mega beso e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!